Toilet Paper Blaster. Questa è veramente una figata assurda. Vai. Oh. Siccome ultimamente vediamo tutti quanti i youtuber che fanno unboxing, diciamo, apriamo 800 milioni di euro di pacchi, apriamo il delle PlayStation 5, anche noi vogliamo aprire dei pacchi, ok? Quindi vi abbiamo chiesto su Instagram di consigliarci dei prodotti su Amazon che sono totalmente senza senso. Tipo li vedi e dici, ma che cacchio è sta cosa? Per esempio c'è una cosa che spara della carta igienica, non ho ben capito, lo vedremo assieme. Sicuramente i prodotti che andremo a vedere non saranno PS5 o cose del genere, però magari vi potrebbero interessare e quindi vi lasciamo il link sotto in descrizione. Siccome si sta anche avvicinando il Natale e magari volete prendere dei regali. Come vedete c'è un po' di roba, quindi direi di iniziare. Allora, questa cosa qua l'ho comprata io perché ho detto no, figata, lo voglio. Si chiama Erzuca, sembra il nome. Erzuca. Esatto, di un bullo di Roma. Oh, arriva Erzuca, raga. In teoria sta cosa qua spara palle d'aria. Eh? Sì. Cioè tu mi hai fatto spendere dei soldi per una cosa che spara aria. Perché no? Perché non dovrebbe... Ascolta, mi piace a me, ok? L'idea sembra geniale. No, ma devi montarlo. Vabbè, però in teoria queste cose sono per bambini, quindi dovrebbero essere facili da montare. Allora, per bambini lo dice un altro, ok? Allora, proviamo a montarlo. Bene, okay. Siamo riusciti a montarlo, adesso è il momento di testare. Tu adesso da lì devi sparare e buttare giù questo foglio. Come faccio a sparare con sto tubo? Effettivamente. Tira indietro e non lasciarlo andare, ecco. Ah, così? Se lo lasci andare, tira tipo una palla d'aria. Cioè, sono proiettili invisibili. Esatto. Proiettili invisibili. Ragazzi, voi non capite, questo è il mio sogno da bambino, l'ho sempre voluto uno di questi. Hai visto? No! Come fa ad andare così lontano? L'aria! Ed è strapreciso! Allora, io sono qui e adesso sparo in faccia a Fred. Vai! Oh. Cioè, raga, vedete da dove sta sparando? La figata è che spari il niente! Cioè, è quello fighissimo, che è invisibile! Adesso Fred salirà qua sopra e cercherà di sparare dentro la piscina. Cioè, avete visto? Hai visto che strana forma aveva? Abbiamo scoperto una cosa fighissima, cioè in casa va ancora meglio perché l'aria è ferma. Io adesso mi metterò là in fondo e sparerò quel palloncino rosa là. Oh! Cioè, assurdo! Prossimo pacco! Non so cosa sia. Oddio, oddio. Cioè, queste sono ciabatte. Ok, a forma di pesce. Che brutte. Queste sono... Cioè, se voi volete andare tipo in piscina ed essere notati da tutti, questa qua è la soluzione. Oltre che ciabatte potete usarle anche per sventolare. Un ventaglio perfetto. E l'aria che vi arriva in faccia è veramente profumata, diciamocelo. Bene, Fred, direi che c'è solo una cosa da fare. Voi non siete pronti per questo stile. Ovviamente con delle sneaker del genere bisogna avere anche i calzini adatti, quindi ovviamente bianchi, perché qua non si scherza. Yes, sta roba. Lo fanno i rapper, no? I rapper. Adesso io. A proposito di rapper, perché ho fatto così con la mano? Perché sei un rapper. Oh, attenzione. Testiamo il comfort e soprattutto lo style. Fammi capire, tu adesso vuoi seriamente andare in giro vestito così? Ma sono fire! Ah, sei sono fire! Non hai capito! Che cazzo! Non me ne frega niente, ma delle conseguenze! Hai visto il potere della calzatura? Hai subito chiamato le macchinone. Ma è così era il richiamo. I soldi mi circondano. Quando hai queste ciabatte a volte ti viene da fare un po' di passi di danza anche mentre cammini. Per far vedere di più lo stile. Pure col tramonto, signori, che figo. Guardate che style. Devo dire che sono talmente tanto cool queste robe che ho un po' freddo ai piedi. Cos'altro potreste chiedere dalla vita? Soldi, fama, l'amore, no, ciabatte. Un po' di equilibrio. Questo serve per sparare i tappi di bottiglia. Andiamo a provarlo. Adesso vi mostriamo perché sono una figata sti cosi. Immaginiamo di essere a una festa. Siete all'aperto, c'è un tavolo così e ci sono le Coca-Cola. Tu vai lì così, tranquillamente,
sfoggi la tua arma. Dovete ricaricare, insomma, tirare la molla e poi mettere il tappo all'interno dell'arma. E poi cosa fai? Ci sarà sicuramente stato qualcuno che avrà detto: ma cos'è quel cavatappi? Bene, glielo spari contro. Livello utilità 0. Livello figata 110. Ascolta, livello utilità, sai quante tipe rimorchi con sta roba? Salve, sono lo sceriffo della festa. Vuole la mia pistola. Che cringe. Che cringe. Cringe. No, non ti permettere di insultare lo sceriffo. Sorry. Questa è una di quelle cose che abbiamo preso perché abbiamo detto: sappiamo già che non funziona, buttiamo i soldi, sappiamo già che non va. In teoria dovrebbero essere dei ventilatori che ti attacchi al collo. Allora, in teoria c'è un pulsante qua, ho visto. Fa un botto di rumore, però sento fresco. Beh, guarda i capelli, si stanno muovendo tutti. Allora, lato negativo, mi si stanno seccando gli occhi alla velocità della luce. Ah. Ok? Cioè, c'ha le luci. No, raga. Raga, ma quanto sono figo! Ma cambiano colore anche! Sì, ma vecchio, ma quanto sei un figo! Cioè, questo è proprio una roba da gamer! Questo sì che è un figo! Vacca boia! Cosa ne pensi, pupa? Sono lo sceriffo. Basta! Lo sceriffo non lo vuole nessuno! Prossimo pacco! Oddio! Ok, no. Ok. Abbiamo letteralmente comprato della merda! Cioè, questa è cacca finta! Cioè, ti rendi conto del livello di intellettualità? Adesso vado fuori e metto questa cacca sul parabrezza della macchina di nostro papà. Così lui rimane sorpreso, cioè, ma cos'è sta roba? Vedete, questa è camera nostra e da qua si vede fuori la finestra e si vede la macchina. Eccolo là. Cos'è quella cacchetta? Gatto. Un gatto ti ha cagato sulla macchina! Che schifo! Ah. Grazie, lanciami la merda addosso. Però sembrava vera. Ammetti che ti sei cagato addosso, sì, questa roba. Sì. Prossimo pacco. Questo l'ho visto da Luca di Scacciati. E ho detto: devo averlo. Devo averlo anch'io, lo voglio. Cioè, che figata. Non è facile, onestamente. Bisogna un po' allenarsi, però è tipo il gioco migliore del mondo, ragazzi. Ieri nostro papà ci prendeva in giro, diceva che è una cosa per bambini. Non è assolutamente vero, perché 5 minuti dopo era lì che lo provava anche lui. Mica facile. Beh, voto da 1 a 10. È interessante. Questo sono veramente curioso di provarlo. Toilet paper blaster. Devo dire che a vederlo così sembra un nerf, solo che funziona a carta igienica. Questa è una roba che ci avete consigliato voi su Instagram e appena l'ho visto ho detto: bisogna testarlo. Diciamo che un tronco non è il tavolo migliore. Ok? C'è la gente tipo Yakidale, Giovanni Fois, che fanno unboxing da migliaia di euro. Noi invece qua toilet paper blaster su un tronco. Ecco la mia postazione da gaming. Un tronco. Potrebbe essere un format, però. L'unboxing del tronco. L'unboxing del tronco è sinonimo di professionalità. Cos'è sta roba? Talento. Ma che cazzo? Stabilità. Perché non fai click? Ma soprattutto, serietà. Come cazzo funziona? Guarda che roba! Lo ricarichi così? Sì. Prova a sparare. Wow! L'hai sparato in Arizona? Adesso come lo tiro fuori? Ciuccia i proiettili fuori dall'arma. What? Mi sa che non si è neanche visto da quanto è andato veloce. Da là in fondo Frederick sparerà addosso alla porta. Vacca boia, ragazzi! Ma è potentissimo! Questa è veramente una figata assurda. Ok, adesso provo io. Oh, quest'arma ti trasforma. Cioè, che sia chiaro, voi non fate come lui. Cioè, non sparate in faccia alla gente, ma è ovvio. Sei pazzo. Per dimostrare la potenza di questo attrezzo dobbiamo riempire la porta. Ragazzi, il risultato è un po' devastante, lo ammetto. Basta! Ricarichi? Sì. No, dai, mi hai sporcato la giacca! Ci manca questo grande. Cos'è? Ci rendiamo conto? Tutto questo per questa cacata qui. Comunque, ragazzi, di questo non ne parliamo adesso perché servirà per un prossimo video. Che puzza, che puzza! Boh. Sì, ma vai, dici che puzza di merda e poi metti la roba sul mio letto. Vecchio, non so cosa fare con tutta sta carta. Dove? No, no. Ma sta fermo, puzza di merda.
Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se volete altri unboxing così fatti a caso, scrivetecelo sotto nei commenti. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video.